Buongiorno, faccio un video sulla divulgazione psicologica in Italia, e sui i suoi principali protagonisti, che come in tutti i campi della divulgazione, di solito ci sono alcuni elementi che più o meno a ragione sono i dominanti, sono i protagonisti che si fanno vedere di più in questi campi. Nel caso della psicologia, della divulgazione psicologica in Italia abbiamo sicuramente tre personaggi che sono Crepé, Recalcati e Morelli. Come in tutti i casi della divulgazione, io consiglio sempre di, per carità, sono piacevoli, eccetera, però siccome il materiale presente è tanto, bisogna sempre cercare di capire il valore, diciamo, della comunicazione e di come valga la pena guardarne uno piuttosto che un altro, perché ovviamente le ore sono 24 e non c'è mai tempo di vedere tutto. La regola fondamentale che vale per tutto è quella di, una volta visto un'ora più o meno tempo con un divulgatore, trarre una riga e cercare di capire in sintesi che cosa ci è rimasto, che cosa ci ha lasciato. E vale anche per la psicologia. In questo senso, mi è capitato di vedere più di un video, cercherò di fare una sintesi veramente estrema di quello che è la mia analisi di questi tre personaggi attraverso un aggettivo, una breve definizione, che è anche un po' ironica ovviamente, ma che è la mia impressione di questi tre personaggi. Partiamo da Crepé. Crepé è un medico che ormai è famoso da tempo, anche prima di internet, e che comunque su YouTube è abbastanza presente, e il cui messaggio si può riassumere nel voi non vi state facendo abbastanza al culo, siete viziati, soprattutto le nuove generazioni, e pretendete delle cose per cui non lavorate, quindi il problema siete voi, perché non fate abbastanza, perché non soffrite abbastanza, perché non vi sacrificate abbastanza. Laddove invece Morelli ha un messaggio più materno, in un certo senso, di accettazione. Il messaggio di Morelli è quello di accettati, accetta i tuoi problemi, accetta i tuoi limiti, accetta tutto di te, non solo per accettarlo fine a se stesso, ma perché attraverso l'accettazione dei tuoi limiti, poi vedrai che sbloccherai i tuoi limiti e ti permetterà questo di andare paradossalmente oltre, quindi di continuare nell'evoluzione, nel raggiungimento, anzi, di limiti o superamento di ansia, depressione e quant'altro. Ovviamente parliamo sempre di problematiche non troppo gravi che vengono trattate. E infine abbiamo Recalcati, che è quello forse un po' più discorsivo, infatti è stato preso in giro, è stato satirizzato, diciamo, da Crozza con la psicoanalisi. E anche da Minutolo, l'ottimo comico Minutolo, che vi invito a vedere nell'ottima parodia che ne fa. E effettivamente Recalcati è uno che, anche per una buona cultura sulla Lacan, su altri, tende a esprimerla e riportare vari concetti analitici in maniera abbastanza, appunto, anche basandosi su dei termini complessi, magari anche con l'utilizzo di sinonimi ripetuti, e questo porta a una certa prolissità che è a livello quasi come la mia. Il messaggio di Recalcati è più fumoso, in effetti, nel senso che se uno poi va a vedere, lui fondamentalmente va a riprendere nel passato di quelli che sono i stati psicologici, dicendo: è normale avere questi tipi di problemi perché ci sono queste, però non dà neanche una soluzione, è più una discussione del tipo: la letteratura psicologica parla di queste cose, ci sono varie analisi, per le soluzioni vi faremo sapere. Questa è la sintesi dei tre personaggi dal mio punto di vista. Sono famosi perché un po' utilizzano meccanismi comunicativi corretti, un po' perché sono da anni. Morelli è stato in televisione, ha un giornale, Recalcati comunque si è fatto vedere, e Crepé ancora di più sulla televisione. Quindi utilizzano i mezzi comunicativi e poi dicono, ovviamente, anche quello che l'utente finale vuole sentirsi dire, perché questo è quello che è importante, che molte volte noi siamo sedotti da degli oratori perché ci dicono in parte quello che vogliamo sentirci dire, anche se magari non ne siamo consapevoli, quindi dovremmo essere noi i primi a analizzare questa cosa. Dei tre, come ho detto, questi sono gli estremi, e diciamo che Crepé forse è quello più militarescamente spronante. E forse per certi versi è anche quello più utile, nonostante sia antipatico questo, e non credo di dirlo solo io. Morelli è quello materno, appunto, che ci dice: non vi preoccupate, va tutto bene, avete dei difetti,
difetti accettateli, che comunque nonostante li avete, non è che li accettate e resterete, ma si risolveranno. Quindi lasciateli portare dal flusso. E infine, Recalcati c'ha di buono, nonostante la famosità, può forse proprio per questo, il piacere di ascoltare una persona che usa termini complessi, forbiti, con un eloquio, con il giusto ritmo, con parole anche che è un piacere per chi piace sentire un certo livello di linguistico, che appunto seducono perché accarezzano l'ascoltatore. E quindi è un po' come una fabulazione, magari non con tantissimo contenuto sintetico, ma che può sedurre in questo senso. Questa è la mia analisi dei tre personaggi. A me capita di vedere la pop psicologia, ovviamente in lingua italiana questo c'è e non ci sono tantissime altre alternative a parte queste cose qui sui grandi canali. Vi do un bonus a livello internazionale di uno tra i tanti, ce ne sono più di uno ovviamente, ma uno sicuramente che è molto famoso, che è Jordan Peterson, che è sulla ribalta da alcuni anni, psicologo canadese eccetera, che per certi versi assomiglia un po' a Crepé nella sua critica, cioè la sua critica forbita e interessante è quella di la vita è sofferenza, tiratevi sulle maniche, sbattetevi perché solo così potrete soffrire di meno, perché sennò il tram vi arriva tutto addosso, preparatevi prima, di modo da sapere che arriva un tram, arriva più di un tram addosso alle persone, preparatevi prima e avrete un equilibrio e avrete una vita apprezzabile. Anche lui sicuramente è piacevole ascoltarlo, gesticola molto e secondo me in alcuni ambiti non ha sempre ragione, e anche, è interessante vedere che anche a livello internazionale, come quello italiano forse non lo so, ma quello internazionale, ci sono poi anche grosse critiche tra professionisti dello stesso settore. Basti dire che ho sentito uno tra tutti, Gabor Mate, che è un altro psicologo medico un po' dell'altra sponda rispetto a Peterson, che lo definisce una volta il cosiddetto psicologo, il sedicente psicologo Peterson, ma perché è su un'altra sponda, cioè lui vede, è molto più, Gabor Mate è un altro che secondo me è comunque interessante da ascoltare, è più su una posizione alla Morelli, cioè cercate di accettarvi, cercate di accettare le problematiche, cercate di essere prima di tutto voi stessi, poi cercate di adattarvi alla società, non esagerate nell'adattarvi alla società perché questo fa male alla psiche delle persone. Va bene, io sono stato come sempre un po' prolisso, questa è la mia analisi dei tre personaggi. Se mi fate sapere cosa ne pensate anche voi, chi preferite tra Morelli, Crepé e Recalcati, e le motivazioni, se vi piace Peterson o Gabor Mate tra i due, chi preferite, anche lì se li conoscete, e se ne conoscete qualcun altro che magari io non ho conosciuto, sarei interessato a magari scoprirne altri, perché questi tre ormai li ho visti abbastanza, mi sono fatto un'idea e ho assimilato anche delle cose interessanti, nonostante tutto, se no non l'avrei guardato. Grazie mille, al prossimo video, buona serata.